un pomeriggio, quello di ieri, ricco di avvenimenti e appuntamenti politici. Consiglio comunale alle ore 18 in prima convocazione per discutere del riequilibrio di bilancio. Stasera, stasera va deserta attori. E ci convochiamo a domani alle ore 18. Presenti all'appello effettuato dal presidente Enza Fezza, dopo la normale ormai ora di tolleranza, che ha visto presenti quasi tutti i rappresentanti politici, consiglieri comunali della minoranza. Se ci confronti e aspettiamo il Consiglio Comunale per confrontarci su quella che è questa delibera che è ipotetica che loro vogliono preparare per quanto riguarda appunto questo fantomatico dissesto che al leggere le note pervenute dal Comune c'è tutt'altro, c'è solo da lavorare, c'è solo da fare una oculata gestione finanziaria e amministrativa dell'ente per poter evitare una iattura per la nostra città. Noi abbiamo lavorato incessantemente per 5 anni appunto per evitare che la città andasse in default, quindi mi auguro che anche loro possano, visto le grandi capacità che hanno diciamo proclamato fino a questo momento, mi auguro che possano mettere in campo queste capacità per evitare che la città vada in dissesto. La situazione, l'ho già detto altre volte, è drammatica da un punto di vista finanziario. Ho trovato una situazione molto molto difficile, però ovviamente noi non è che ci piangiamo addosso, noi ci rimbocchiamo le maniche e troviamo soluzioni affinché la città di Pagani, la mia Pagani, possa risollevarsi e camminare verso traguardi ambiziosi cui assolutamente merita di arrivare. Noi dobbiamo dare spiegazioni alle persone, ma mi sa che è tutta una scusa in quanto pare che non ci sia il numero legale. Però ad un mese che i consiglieri comunali al terzo consiglio comunale sono impegnati è assurdo, quando loro hanno detto sempre che chi non era responsabile ad essere presente in consiglio comunale eravamo inadeguati. Quindi non riguarda me perché io sono sempre stata presente, però nella passata amministrazione il loro motto era questo, ma pare che loro, vabbè, fanno parte di un sindaco nato morto, quindi. Non ho capito. Fanno parte di un sindaco nato morto. Che significa nato morto? Un sindaco nato morto, un era sindaco. Esagerato. No, io l'ho definito così e mi sta bene che venga dato così perché è un sindaco che è incandidabile e quindi per me non è il sindaco della città.